Ieri ho letto una frase bellissima di un sociologo francese, Émile Durkheim, che mi ha colpito molto, che dice: "Non fissarti nel destino individuale, esistere è un dovere, durasse un secondo." Siccome non ho capito che cacchio volesse dire, ho fatto quello che facciamo tutti quando non capiamo una cosa. L'ho pubblicata su Facebook. E dopo i primi 20 secondi arriva il commento dell'amico saccente, sapete quello che vuol fare il figo, ti commenta ogni post, no? "Ogni esistenza, anche la più misera, ha un significato. Serve a lasciare un contributo al mondo. Tutti noi dobbiamo lasciare un contributo al mondo. Faccina." E io gli ho risposto: "Ecco, tu l'hai appena fatto. Ora puoi morire. Doppia faccina." Bella come frase: tutti noi dobbiamo lasciare un contributo al mondo, eh? Proprio tutti? No, ve lo chiedo perché io a 37 anni non mi sento ancora di aver concluso grandi cose, per dire, vivo ancora da solo, dormo da solo, mangio da solo, quindi ho detto basta, devo dare una svolta alla mia vita. Carpe diem, cambiamo filosofia di vita, cogli l'attimo. Quindi aiutatemi tutti, facciamo questo piccolo esperimento sociale, facciamo finta di trovarci tutti dentro un grande aereo che sta precipitando. Cosa fareste voi negli ultimi minuti a disposizione della vostra vita? Che domanda di merda, lo so, doveva essere un programma comico. Vabbè, vi dico cosa farei io. Io tirerei subito fuori il telefono. Lo so che non si può in aereo, ma tanto siamo quasi a terra. E lascerei un post su Facebook. Sto per morire in via. 350 like, si chiama. E poi telefonerei alla persona che ho più cara al mondo. Quindi, rubrica che scorre, M, Monique Trans, no, aspetta, mamma. Pronto, mamma, non ho molto tempo, volevo dirti che io... Sì, mamma, ho mangiato. No, volevo dirti che... No, sono a Milano, non posso passare. Mamma, fammi parlare. No, mamma, mi fai parlare, devo dirti una cosa importante. Ma... Ento! Alleria! Ao! I tuoi biscotti al farro mi hanno sempre fatto cagare! Adesso rimangono veramente pochi minuti a disposizione della vostra vita. C'è qualcuno che vuole usufruire del mio corpo? Donne? Uomini? Gatti? Ma se fosse vero, cosa lascerei io al mondo, ragazzi? Ho pubblicato una frase di Durkheim sulla mia bacheca, della quale non ho neanche capito il significato. Grazie. Davide! Vediamo se hanno capito il tuo pezzo. Selvaggia Lucarelli? Beh, insomma, sì, l'ho capito. Non era così proprio criptico, direi, ecco. Ma non si sa mai. Non si sa mai. E tutto un po' fragile, non c'è nulla di terribile. Ma neanche nulla Eclatante. di entusiasmante, per cui niente, ho trovato tutto molto tiepido. Paolo Ruffini. Credo che ci sia un piccolo problema di testo, non è un problema di interpretazione, è proprio un problema di testo, di questioni che tu poni. Non ci hai fatto sganasciare dalle risate, ci hai fatto sorridere, però si potrebbe lavorare, quello sì. Andiamo coi voti, grazie, stanno arrivando. Paolo Ruffini, voto 6. Selvaggio Lucarelli, voto 5.5. Fabio De Luigi, voto 6.5. E Diego Battantuono, voto 5.5. Uguale a Selvaggia. Siete andati paro paro per un totale 23.5. Arrivederci, arrivederci, arrivederci.